Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Di Nuovo Vera Gioia con Alessio su Factorio. Attenzione, Factorio Network è la nostra bellissima base indistruttibile, inattaccabile ai Biders, ora che è difesa dai possenti lanciafiamme che hanno già fatto 218 morti, 180 morti, 53 morti, insomma, questi ognuno è fatto per uccidere. 141, in realtà quelli del fronte nord sono più tranquilli, questo non se ne ha crepato nessuno. No, infatti questo è nuovo, intonso. Allora, cosa dobbiamo fare in questa puntata? In questa puntata mi sono studiato quello che dobbiamo fare nelle prossime puntate. In realtà quello è molto semplice, la progressione è andiamo a fare la scienza blu. La scienza blu in realtà non richiede la scienza grigia, per carità, però insomma per fare la scienza blu abbiamo bisogno del petrolio, perché la scienza blu si fa con zolfo, circuito avanzato che a sua volta si fa con la plastica, quindi in realtà sta parte qui ci serviva lo stesso che abbiamo fatto, a parte per la difesa che insomma è ovvio che ci serve. Una volta che abbiamo la scienza blu, in realtà possiamo proprio arrivare all'energia nucleare, ok? Allora, l'energia nucleare è una di quelle parti che non è obbligatorio fare, però è utile, almeno secondo me è utile, quindi se riusciamo a farla, se non sbaglio, io avevo un giacimento d'uranio non troppo lontano, ecco, vedi, 2 milioni d'uranio, non sarebbe male pensare di passare all'energia nucleare, vediamo qui come va, siccome c'è sta pozza d'acqua, la fiammata che va qua fa una strage ogni volta. Mentre quelli si incastrano, poi quasi ammazzato un pesce col fuoco nell'acqua. E vabbè, insomma, non è necessario, però insomma, ce l'abbiamo davanti, quindi possiamo tranquillamente pensare di sfruttarlo. L'unica cosa è che in realtà dovremmo praticamente fare tutto il giacimento di uranio, di miniere e assai centrifughe. Perché sta cosa? Perché quando tu non c'hai il Covarex, che è, diciamo, la tecnologia finale per fare la centrifuga, per fare l'uranio 235 nel gioco, in realtà devi andare a probabilità a cercare l'uranio 235, cioè lo 0,7%, quindi in realtà dovrei fare un botto di centrifughe, però in realtà io sapevo che poche centrifughe fanno reggere tipo una roba tipo 20 reattori, quindi in realtà... diciamo che faremo assai giusto per essere sicuri, ma poi in realtà abbiamo tutto quello che ci serve costantemente per sempre. Quindi, insomma, io qui ci andrei. Però, punto principale e scopo di questa puntata, dovremmo fare qualche raffineria di petrolio. Perché? Perché in realtà per fare la plastica non ci serve il petrolio, ci serve il GPL, dobbiamo già lavorarlo un pochetto. Quindi raccolgo un po' dei dubbi, raccolgo un po'... guarda, io lo sai che te dico, ma visto che questa maggior parte del tempo sta ferma, ma perché non faccio pure una cosa di ingranaggi, così devo raccogliere ferro ogni volta, poi ci metto pure di meno a produrla, così. Ok, mi servono i mattoni di pietra, sì, e mi sa che pure questi mi conviene raccoglierli in una scatola per fare la stessa roba. Andrò praticamente a fare tutto a mano per quasi tutta la campagna, fino ai robottini. Poi un giorno faremo proprio lo supermercato logistico direttamente, quindi diciamo non ci vuole un cazzo a risolvere il problema. Però fino a quel momento mi conviene fare tutto a mano, quindi mi faccio tutte le scatole che mi fanno i prodotti intermedi, a me come facilito un po' la vita. Quindi quante ne ho fatte? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, ne ho fatte decisamente troppe, però insomma... E poi lo direte, fa pure 20 impianti chimici. 1, 2. Sono troppi pure questi, Però insomma li faccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Credo di aver fatto i conti giusti. Sì, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18, 19, 20. Tiè, ok, così sto a posto per sempre, dico, per sempre. Ok, pure qua sotto si viaggia proprio. Fortunatamente questa foresta non sta abbastanza vicina ai lanciafiamme. In questo modo non mi brucio la foresta, togliendone praticamente l'unica cosa che mi difende fronte sud.
Ecco, mo, sto casino del processamento del petrolio, dove lo metto? Perché pure quello è una di quelle cose che toccano una quantità di spazio assurdo. E vi ricordo che in realtà noi siamo abbastanza compressi, perché questa è la nostra zona di fonderie, questa è la nostra zona scientifica, queste sono le miniere, e poi ci siamo, c'ho solo questa zona qua praticamente libera, e quindi io penso proprio che lo faccio qua sotto. Io qua, facciamolo qua, dai, te, easy, quindi... Ricordo che non abbiamo mod in questa campagna, quindi se ci serve l'acqua per fare qualche ricetta, ad esempio la raffinazione del petrolio, la domo porta chi dubbi da qualche parte, ok? Adesso non è ancora il nostro problema perché il greggio per essere lavorato e diventare GPL non necessita di acqua, però insomma appena possiamo passiamo alla lavorazione avanzata del petrolio, che è molto meglio. Sto un attimo a vedere come si può fare qua sta situazione, ragazzi, cerchiamo di metterlo più vicino possibile qua, almeno risparmio un po' di spazio nel futuro. Poi andiamo a raccogliere i dubbi. Qui ci vorranno assai dubbi, eh? Allora vi ricordo che in futuro ci servirà sto schema qua. Ok, quindi io già mi devo organizzare questo spazio qua. Quindi io qui farò questo e questo qua, togli sti due, ma hanno danneggiato qualcosa, una torretta, un singolo scozzo ha raggiunto la torretta, scozzo a Roma vuol dire sputacchio, quindi ok, e va bene, ok ci siamo, lo schema finale sarà questo, perché da qua usciranno, vi consiglio se non conoscete le meccaniche del gioco andate a guardare la campagna introduttiva, però qua usciranno petrolio leggero e petrolio pesante, ok adesso ancora non li abbiamo, quindi io qui direi faccio 1, 2, 3, 4 e 5, ne ho fatte 10, però insomma non credo che servano. Le ho fatte in più, mettiamo caso che in futuro mi serviranno. Mettiamo caso che i biters entrano, mi sfondano mezza base, devo ricostruire. Spero di no, però insomma già mi sono preparato. Qui invece dovrà passare petrolio, greggio e GPL, cioè scusa, è acqua. L'altro coso è acqua. Quindi qui io faccio tutto. Ti è molto easy. Pali della luce, spero che quelli del legno passino. Ok, ti è, vabbè, in realtà da paura, ragazzi. In realtà da paura. Ok, l'unica cosa che mi mancano sono i cosi sotterranei. Quindi andiamo a raccogliere un po' di ferro. Prende un po' di tubi sotterranei. Comunque, ragazzi, con queste scatole tattiche sparse un po' dappertutto, alla fine si viaggia, eh. Si viaggia praticamente come se c'è il supermercato. Quindi, ti è, vamo qua, non è che abbiamo particolari problemi a produrre la roba. Cioè, alla fine stiamo a produrre tutto qua. Invece, alla campagna introduttiva, anche con l'ausilio dei progetti, avevo costruito un mega supermercato che ne so, c'era tutte fabbriche che producevano i componenti essenziali, con le casette, le varie cose, però. In realtà, a parte usando quei progetti che trovi su internet, sinceramente a me non me va mai di pensare a un supermercato perché è troppo complicato, cioè è troppo lungo. Poi appena gli hai i robottini butti tutto, ragazzi, cioè nel senso, ma come fai a fa? Diciamo che il supermercato per la roba iniziale serve giusto se stai tipo a giocare a modalità pacifica e te lo fa tipo tutto preciso, tutto senza problemi, capito? Che c'è tempo da perdere, però se ci stanno i biters, devi andare di corsa, cioè insomma è meglio che te lo fai a mano e metti qualche scatola tattica come abbiamo fatto noi qua. Quindi aspettiamo gli ultimi dubbi, ma in realtà io mi andrei pure a cercare qualche altra roba da fare, tipo... Altri dubbi qua. I dubbi quelli normali vengono proprio bevuti da queste fabbriche qua, eh. Cioè, quando devo fare i dubbi sotterranei, calcolo, i dubbi normali finiscono con una bellezza. Quindi, vabbè, tubi sotterranei ce l'ho. Tiè, tiè, tiè e tiè. Qui, anche se non ce l'ho, tutto lo schema è già pronto per il futuro. Il petrolio è questo, però. Quindi, ricordiamoci di attaccarlo al lato giusto. E dove arriva il petrolio? Vabbè, lo prendo qua come se andasse dal lanciafiamme, dai. Così almeno va dritto. Non faccio curve, cose strane sul passaggio prima. Tiè, un attico i dubbi. Tiè, che è qua? Ok, vinco sempre. Si urla. Ok, abbiamo già cominciato a fare GPL. Tiè, non ci siamo fermati un attimo. Quindi. Certo, qui alla fine pensando che ci devo mettere pure la tanica, magari non è che sia proprio un'ottima idea mettere quest'ultimo, eh? Allora, guarda, questo lo sposto giù. Qui
Questo lo sposto giù perché qua mi serve un po' di spazio. Qui un po' di impicci circuiti e coi dubbi, domo fa quando avremo pure la l'oil cracking, no? Quello là che ti fa da petrolio leggero a GPL e tutti quei impicci. Quindi qua mi serve pure un serbatoio di stoccaggio. Ok, dov'è? Eccolo qui, tiè, GPL. Io qua ce ne metterei due perché GPL alla fine è un pochetto cioè, è meglio che accumuli. Perfetto, abbiamo anche qui un botto di roba. Mettiamo la quinta cosa qua, quella che ho appena sganciato. Shift tasto destro su una struttura, shift click per copiare la ricetta su una struttura uguale. Oh, ok, tiè. Fai qua. Metti tutto. Ci ho pure messa la pompa, così il GPL va a bomba là dentro. Ok. Il GPL non può essere buttato nei lanciafiamme, quindi in realtà o usate il petrolio greggio, come ho fatto io fino a mo', o usate il petrolio leggero, che in realtà gli dà pure un bonus al danno al lanciafiamme. Quindi è meglio in realtà il petrolio leggero. Qui lo prendo un altro po' di roccia. No, qua c'è proprio un deposito. Ok. Qui c'è il rame, in realtà. Rame e roccia. Allora, qui avevo fatto sta sella che forse è il caso che tolgo. Tiè, famo così. Ok. Mo' metto un po' di questi mischiati roccia-rame. L'ultimo non ce lo posso mettere, quindi non mi conviene farlo così. Ok, tiè, faccio così. Qui c'è qualcosa per terra, ok. Ok, tiè, perfetto. Mi manca solo sto palo qua. Che non lo so manco se ho problemi di rame, però insomma... La roccia vedo che è un po' tentenna, quindi ne facciamo un po' di più. Quindi qui mettiamo pure un altro po' di ferro. Boh, ragazzi, io non ho particolari problemi di inquinamento. Cioè, non ho particolarmente paura dell'inquinamento, perché mo' siamo abbastanza bardati. E va bene, abbiamo fatto il GPL. Proprio un metodo più banale possibile. Cioè, metti tutte le cose qua pronte. Però, ragazzi, magari voi siete tentati per risparmiare spazio e roba del genere di fare così e mettere appiccicati. Però poi vi dovete impiccare per far uscire bene i dubbi, ok? Io penso che questo sia lo schema più facile che puoi fare per utilizzare la raffineria del petrolio. Io mo' aspetto che finisca sta ricerca veloce del fuoco dell'arma 3. Intanto sistemo qualche zozzera nella base, che ne so, porto qualche munizione alle scatole che ce l'hanno e faccio beneficenza, insomma. E ci vediamo fra poco. E ragazzi, ci siamo quasi. Ho pure fatto un'altra strugiata dei laboratori sopra e pure una qua a sinistra, quindi stiamo pure potenziando, diciamo, la nostra parte scientifica. Abbiamo fatto la velocità di fuoco dei proiettili, ma poi di quanto aumenta? 20% a botta, mica è male, sì. Cioè, allora, comunque, abbiamo appena fatto il GPL, noi vogliamo andare verso la scienza blu. In realtà la prima cosa che dobbiamo fare è la plastica. GPL l'abbiamo fatto, mo ci serve la plastica. Con la plastica possiamo fare il circuito avanzato, che poi grazie a rame e circuito elettronico, cioè se farò pure rame e circuito elettronico, quindi qua comincia a costare la roba con rame, da qui senti la botta. Però poi insomma manca veramente poco per fare il pacco chimico blè, ok? Col pacco chimico blè insomma siamo messi bene, come vi dicevo. Quindi adesso che ricerchiamo la plastica, già ci prepariamo per fare la plastica. GPL carbone, quindi io questa zona qui vicino me la tengo per fare l'oil cracking, vi ripeto, quella cosa lì è praticamente la rottura del GPL, anzi del petrolio leggero in GPL e così via. Quindi in realtà se devo fare questi impianti chimici devo andare un po' più di qua. Io penso che dentro a sto quadrato che si è creato qua magari ci facciamo qualche impianto chimico per sta roba qui. Quindi insomma mo' lo spazio lo cominciamo a sentire, se cominciamo a vedere che c'è qualche problemuccio. In realtà mi stavo a vedere che c'era pure qua una bella zona. Ma senti, ma perché non faccio la roba chimica? Certo, faccio volare il tubo un po' per mezza mappa, però ma chi se ne frega. Qui farò... certo, devo pure portarci il carbone qua sopra.
Vabbè, senti, mi serve lo spazio, quindi sfruttiamolo. Cioè, c'ho tutto sto pezzo qua che non lo sto sfruttando. Quindi, io mi ricordo che addirittura per fare una cosa completa, una striscia completa bianca di plastica, cioè gialla, striscia gialla, il nastro trasportatore giallo, in realtà bastavano 8 fabbriche di plastica, ok? Quindi in realtà non è molto esosa come cosa, cioè nel senso sì, quella te consuma poi la roba bomba, per carità. Se riesco a far passare qui il carbone, sarebbe una cosa molto comoda, vabbè, mo nel caso ci pensiamo. Allora, questa qua ragazzi è un impianto semplicissimo, eh. Allora, io qua prendo, butto la plastica così, il carbone lo prendo dall'esterno. Oppure potrei fare addirittura così. Guarda qua che te faccio, eh. Guarda qua che te faccio. Qui non butti così. Tu butti la plastica così. Invece questi altri braccetti gialli prendono il carbone che arriverà qui. Ok? Anzi, visto che in realtà lo farò arrivare da qua, il carbone probabilmente invertiamo. Qui facciamo così e qui facciamo così. Braccetti tutti al contrario, ma sto già a far piano mente. Poi questo qua invece deve buttare giù la plastica, quindi mettiamo braccetti rossi così, questo deve prendere il carbone. Ok, bene. Tubi. Ops, questo è sbagliato. Ok, tubi e tubi. Questi li metto solo a fantasma perché probabilmente tutto sto casino devo spostare. E vediamo. Quindi qui ricordiamoci sempre di fare l'attacco, quindi in realtà qui facciamo così, 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 quindi il tubo lo facciamo passare solo da un lato, quindi qui arriverà il nostro amico GPL, qui arriverà il carbone e qui esce la plastica. Più facile di così non si può fare, ragazzi, quindi l'unico problema è che finché non c'hai i pali più sexy devi fare sta zozzeria con 47 pali dalla luce. L'unica zozzeria. Ok, vai. Beh, oh, pulito, eh. Secondo me è pure un modo pulito di farla la plastica. Mi serve una strisciata qua, o forse due strisciate di roccia. In questo modo posso far passare la roba là. Ora devo ottimizzare lo spazio, devo cominciarci a pensare, calcola. Perché mo comincia ad essere un problema. Quindi faccio un bel po' di riempimento e torniamo là a continuare la cosa, così magari finisce pure la ricerca intanto. Ok, molto bene, abbiamo fatto proprio più stretto di così si può fare, ragazzi. Quindi mo faremo passare tutta la roba lì e questa roba la facciamo. Vabbè, in realtà lasciamo un po' di spazio per un'eventuale altra fila dei laboratori, quindi ne so, andiamo qua. Tiè, mo cancello tutto. Guarda che casino, sì, guarda che casino. Allora, ricerca materie plastiche è finita, quindi ci siamo. Mettiamo la plastica a fare. Ti è track, ecco qui. Devo solo attaccare le risorse, solo tra virgolette, perché mo devo passare praticamente per tutta la base. Non sono impazzito, lo sto a fare di proposito, perché se no con lo spazio sopra non lo consumo e non mi va di espandermi senza strutture a siti block fatte bene. A sto punto, perché non sfruttare questo spazio che non sto sfruttando sopra apposta in modo più efficace possibile, tra virgolette. Non so se mi sono spiegato, probabilmente no. Vediamo. Qui in realtà la linea di carbone dovrebbe stare un livello sotto per fare un mini bus. Ok, quindi lo sposto. Sto cercando di fare un mini bus pulito qua. Quindi vabbè, poi diciamo il resto lo rivediamo più avanti. Questo lo mettiamo qui. E questo mo posso un po' andare qui. Molto bene, molto bene. Ok, questo tranquillo. Si fa sto girello qui. Zompa. E il carbone c'è. Il carbone c'è, ragazzi. Il carbone c'è. Mo' dobbiamo portare il petrolione. Il petrolione in realtà potrebbe pure passare qua in mezzo, anzi il GPL. Potrebbe pure passare in mezzo alla scienza rossa, così proprio risparmiamo spazio a bestia. Quindi facciamo un po' dei tubi. Sicuramente un po' dei tubi sotterranei stavolta mi servono, quindi facciamoli. Quindi qua, pompa. Su quello che non viene messo, ok, quindi lo mettiamo qua. A cui non viene messo il GPL, magari parliamo in italiano, ok, quindi.
Quindi qui probabilmente come lo facciamo? Lo facciamo che 1, 2, 3 e 4 è un basso, 1, 2 e questo qua, quindi qua ci stanno i liquidi, va bene? Fa veramente schifo come sta avvenendo sto basso, però vabbè, lo facciamo così, tiè, perfetto. Quindi qui faremo il basso del GPL, quindi tiè, facciamo così. Mo' andiamo a vederlo come fa lo passa. Tiè, perfetto. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Quindi mo' andiamo a tracciarlo da sopra, senza che partiamo da sotto e poi magari ci troviamo in mezzo alla roba. Ok, qui se vogliamo poi estendere la scienza verde ci verrà da piangere, ma penso che più di 4 fabbriche a botta non sia necessario prima dei robottini. Ok. Qua c'ho dei simil supermercati. Oh, attenzione! Ok, ci siamo. Beh, ragazzi, ci siamo inventati un bel modo zozzo di fare la roba, ma eccolo qui. Ci siamo, la plastica già sta venendo prodotta a bombona. Questo ci fa praticamente una linea completa, ragazzi. Mo' voglio vedere come sto a energia. Sembra che sto messo bene. Quindi adesso abbiamo. In realtà non ci facciamo niente con la plastica finché non continuiamo. Quindi la lascio tranquillamente là. Elettronica avanzata, ecco qua, subito il modo per consumarla l'abbiamo trovata subito. Elettronica avanzata e vediamo subito qui. Bene, ragazzi, io con questo vi saluto. Episodio spero sexy in cui abbiamo fatto due cose che ci hanno fatto procedere, insomma, nell'albero tecnologico del gioco su materiali importanti. Ah, qui com'è che mi hanno attaccato? Che è successo? Chi sono questi? Chi so? Chi so? Questi da dove sono usciti? Vabbè, comunque, va bene. Ho pure messo un radar qui, ragazzi. Ho un po' pulito i tubi. Mo' sembra una situazione un po' più ordinata. Non è che sia cambiato molto, ma ho tolto qualche tubo doppio inutile. Spero che la campagna vi stia piacendo. Lasciate un commento se avete qualche idea su qualche cosa che vorreste vedere in questa campagna. Io con questo vi saluto e alla prossima!